Vicepresidente Vestager, colleghi, l'intelligenza artificiale presenta numerose opportunità e potenziali benefici in moltissimi campi, se utilizzata in conformità con i nostri valori fondamentali, nel rispetto della dignità umana, dell'ambiente e per il bene della società. Questo è il nostro modello europeo. Un anno e mezzo di lavori della Commissione speciale ci hanno consentito di esplorare gli aspetti fondamentali di queste tecnologie, l'impatto nei vari settori economici, le ricadute sociali, le implicazioni geopolitiche, implicazioni che rendono necessario un ruolo di leadership dell'Europa nell'affermare il proprio modello per l'intelligenza artificiale, nel lavoro sugli standard globali, perché quello tecnologico sarà uno dei principali teatri su cui si giocherà il futuro assetto delle relazioni internazionali. Ciò richiede un mercato interno unito e competitivo, in cui tutti siano in condizioni di poter innovare nel rispetto delle regole, dalla privacy alla concorrenza. Ed è per questo che stiamo lavorando sul regolamento, che anche lei, Vicepresidente, ha ricordato prima, il quale sarà un tassello fondamentale per lo sviluppo di una vera industria europea in questo campo. Tra i vari spunti contenuti nella relazione cito in particolare la proposta di un'iniziativa legislativa sull'uso dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro. Il telelavoro ha infatti accelerato e reso più evidenti non solo i vantaggi in efficienza, ma anche gli effetti potenzialmente dannosi dell'impiego di queste tecnologie sui lavoratori. Monitorarne la performance senza il loro consenso o a loro insaputa, senza una previa consultazione dei loro rappresentanti, come purtroppo vediamo accadere, non deve essere consentito in Europa. Allo stesso tempo dovremo contrastare i possibili abusi del riconoscimento biometrico in tempo reale nei luoghi pubblici per ragioni di sicurezza. Non vogliamo una società della sorveglianza. Ringrazio dunque il relatore e tutti i colleghi per le discussioni costruttive degli scorsi mesi che hanno portato a un testo equilibrato e denso di proposte molto utile per il lavoro legislativo che ci aspetta. Grazie.